gli accordi della conferenza di Berlino del 1884, anche il giovane Stato italiano si lanciò alla conquista di colonie in terra africana. E dopo l'acquisto della Baia di Assab e la successiva espansione fino a Massawa. In accordo con la Gran Bretagna, impegnata a sedare la rivolta Mahdi nel Sudan, l'Italia cominciò a guardare con attenzione l'interno del Corno d'Africa, l'Abissinia. Una zona di confine tra il Medio Oriente arabo e quella parte dell'Africa di religione cristiana. Abitata da popolazioni etiopi, somale e dankale, l'Etiopia era governata in larga parte dal Negus Giovanni IV, il quale deteneva il controllo della maggior parte del territorio, soprattutto nel nord Etiopia. Mentre a sud, in una porzione più piccola, il regno di Shoa governava il Negus Menelik, vassallo del Negus Giovanni. I due Negus erano comunque in competizione e gli italiani tentarono da subito di sfruttare queste rivalità locali a loro vantaggio. Mentre intanto allargavano il loro raggio di azione. Una volta riusciti ad entrare nella città di Massawa, andarono ad occupare con un piccolo contingente la città di Saati, avvalendosi dell'ausilio dei Bashi Buzuk, truppe irregolari ottomane, da poco entrate nei ranghi militari italiani. Ma l'avvicinamento al territorio etiope allarmò il feudatario etiope locale, il Ras Alulaingida. E a fine gennaio 1887, Ras Alulaingida, alla guida di oltre 10.000 uomini, cinse d'assedio Saati. In soccorso partirono circa 550 soldati al comando del colonnello De Cristoforis, che non arrivarono a destinazione. Furono infatti intercettati dalle organizzate truppe etiopi, che, il 24 gennaio 1887, uccisero circa 500 soldati italiani nella battaglia di Dogali. La sconfitta ebbe un'ampia eco in Italia. Il ministro degli esteri Robiland fu costretto alle dimissioni dalle agitazioni di piazza. L'impressione fu talmente forte che a Roma, di fronte alla vecchia stazione Termini, pochi anni dopo, verrà edificata una stele in ricordo degli italiani uccisi. Una stele oggi traslata in una zona antistante. Intanto Crispi, succeduto a De Pretis, inviava nel Corno d'Africa 20.000 soldati. E il 1 febbraio 1888 gli italiani rioccuparono Saati. Ancora il Negus Giovanni IV si mosse all'assedio della città, forte di un esercito molto più numeroso. Un assedio da cui dovette desistere per la diffusione di epidemie tra le sue truppe. La zona a nord dell'Etiopia era peraltro territorio di scontri anche con i mahdisti musulmani provenienti dal Sudan. Il 9 marzo 1889, durante la battaglia di Gallabat contro i mahdisti, nonostante le sorti arridessero agli etiopi, il Negus Giovanni fu colpito a morte da un cecchino, morendo sul campo di battaglia. Nel vuoto di potere seguito alla morte del Negus, si fece strada a Menelik II, che, nonostante la contrarietà di alcuni ras locali, fu riconosciuto Negus di tutta Etiopia. A quel punto il governo italiano subito si affrettò, nel maggio dello stesso anno, a stipulare con il nuovo Negus d'Etiopia il controverso Trattato di Uccelli, che, redatto in due versioni, sembrava concedere il protettorato sull'Etiopia al Regno d'Italia. Nel frattempo il contingente italiano continuava ad allargare il suo raggio di azione, prendendo la città di Kerem prima e Asmara poi. Di lì seguirono anni di fortificazione delle posizioni, arrivando, il 21 dicembre del 1893, a sconfiggere le truppe mahdiste nella battaglia di Agordat. Mentre nel Tigre, una regione a nord dell'Etiopia, le truppe italiane intavolavano trattative con il locale Ras Mangasha. Trattative che non andarono in porto a causa della preferenza italiana per il Negus Menelik II. Ciò portò a una sollevazione di popolazioni fedeli al Ras, causando poi, il 12 gennaio 1895, la battaglia di Kotik, dove le truppe italiane sconfissero il Ras Mangasha e penetrarono nel Tigre occupando Makallè e Aksum, costringendo il Ras a rifugiarsi presso la corte di Menelik. Menelik, con il potere ancora più saldamente nelle proprie mani, marciò alla guida di un grande esercito contro le truppe italiane a nord. Le truppe etiopi,
comandate da un altro Ras, il Ras Mekonnen. Sconfissero, il 7 dicembre 1895, le truppe italiane sulla collina dell'Ambalagi. Ciò portò poi gli etiopi ad assediare la città di Makalè, mentre il Ras Mekonnen chiedeva agli italiani l'annullamento del controverso trattato di Uccelli, attestandosi con le truppe nella conca di Adwa. Ora gli italiani dovevano rispondere. Il generale Baratieri, spinto anche dal governo italiano, consultandosi con i suoi collaboratori, decise di mandare nottetempo quattro brigate ad attestarsi su altrettante colline della conca di Adwa. Purtroppo, la scelta si rivelò assai infelice. Infatti, gli etiopi riuscirono a intercettare tutte le brigate che, prese singolarmente, non furono in grado di difendersi. E così il 1 marzo 1896, le brigate italiane furono sconfitte a una dalle preponderanti truppe etiopi, causando tra gli italiani 6.000 morti e 3.000 prigionieri. Quando l'eco della sconfitta arrivò in Italia, si verificarono numerose proteste di piazza che portarono alle dimissioni di Crispi, sostituito da Di Rudinì. Si fermava così l'avanzata italiana nel Corno d'Africa, e ad ottobre 1896 veniva stipulato un nuovo trattato, il Trattato di Addis Abeba. Negus Menelik II riconosceva il possesso dell'Eritrea all'Italia, ma in cambio veniva definitivamente cancellato l'ambiguo trattato di Uccelli.